Oggi siamo a Porto Garibaldi, sono arrivate un po' di novità per lo spinning al tonno e insieme al nostro amico Emanuele abbiamo deciso di venirla a provare. La giornata è nuvolosa e c'è un po' di vento, ma le previsioni dovrebbero migliorare, per cui ora lui sta finendo di preparare il gommone, io gli porto il materiale e cominciamo a partire. Vai! Dopo l'anno scorso abbiamo sviluppato due nuovi modelli di canne da tonno. Finalmente abbiamo i campioni definitivi e non vedo veramente l'ora di provarle. Ci sta penalizzando molto la pescata perché c'è un forte vento, per cui ci limita sia negli spostamenti e sta limitando anche l'attività dei pesci. Ora, grazie a qualche amico che era in una zona diversa da noi, ci ha contattato, ci siamo spostati e abbiamo trovato una prima mangianza molto veloce. Ora continuiamo a spostarci, guardiamo se troviamo qualche situazione più buona per poter allamare un pesce. Dai, ci proviamo. Vai.
eccolo. Che pesce di qua. Sì, 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 dai che ci arriviamo. Vai. Prova a lanciare lo stesso. Pesce! Pesce! Non succederà, però è successo. Però è successo. Dopo 6 ore di navigazione praticamente a vuoto abbiamo trovato un pesce singolo, ci abbiamo lanciato pieni di fiducia e praticamente al primo lancio utile vanno riuscito a afferrare il primo pesce. Ma che bella canna avete fatto! Mano sta pescando con la nuova King Reef da tonno e era praticamente la prima volta che escono dal magazzino e vediamo come si comporta in combattimento. Vai. Bella canna, è bellissima. Fa tutto quello che gli sto dicendo. Il pesce è quasi alla picca. Adesso Nicolao mi sta dando una mano con il motore a tenere sempre il pesce nella posizione corretta per agevolarlo nel combattimento e evitare che vada anche verso il motore o comunque tocchi contro la carena della barca. Veramente strepitosa. Quanto filo c'hai fuori? 10-15 metri qua sotto. Sai lì che credevo che fosse cotto neanche ora. Vuoi tirarlo un po' te? Vai, così tanto io non sono buono a bugarlo, lo sai. Devo solo vedere. Canna è bella davvero. Canna è bella davvero. Ma in realtà ci siamo dati il cambio. Ci siamo dati il cambio più per curiosità di provare la canna, visto che è la prima uscita, per cui eravamo tutti e due molto curiosi di provarla poi sul pesce. Allora, o non è un pesce piccolo o è incazzato come un biscio. No, no, è incazzato come una biscia, ma non è un pesce piccolo. Comportamento che molto spesso hanno i tonni è di cercare comunque il motore della barca per cercare di strappare o comunque di liberarsi.
qui è molto importante il lavoro di chi guida la barca, di tenerla sempre nella posizione giusta. Dimmi com'è. Per agevolare il combattimento. Così è perfetto, Manu, vai ancora un po' in retro. Questo pesce l'abbiamo ferrato intorno ai 18-20 metri d'acqua, sotto a un gabbiano che ci faceva notare che sotto di esso c'era probabilmente del pesce foraggio, e al momento del lancio, dopo il primo recupero, il pesce è attaccato. Eccolo ancora. Questo arco che retro, Manu, è il nostro tonno. Questa invece è una palla di acciughe. Probabilmente il pesce foraggio su cui si stava nutrendo il nostro tonno. Curvo. No, no, no. Questo è veramente un bel pescione. Un bel combattimento, il pesce ci ha messo a dura prova perché è un pesce di bella taglia ed era particolarmente combattivo. L'abbiamo slamato, ora procediamo al rilascio. Manu ha messo la marcia del motore avanti, teniamo il pesce sott'acqua, gli facciamo passare l'acqua nelle branche per riossigenarlo e quando ci sembra in piena forma lo liberiamo. È stato un combattimento un po' lungo, data la taglia del pesce, quindi adesso per un qualche minuto lo facciamo ossigenare finché non vediamo che sbatte la coda. Ci siamo come quasi, sta incominciando a fare adesso. Sta già riprendendo forza. Esatto. Ci siamo. Vai. Vai, bello. Nicolò, 6 ore di navigazione. Una giornata difficilissima. Abbiamo navigato per 6 ore nel niente, poi sotto un pesce, cioè sotto un gabbiano quasi casuale, abbiamo fatto un lancio e Manu è riuscito a incanare questo bel pesce. Ora rigiriamo un po' e guardiamo se riusciamo a avere fortuna e trovare qualche altra situazione valida, dai. Comunque la canna si è comportata egregiamente. Ragazzi, sono al settimo cielo. Abbiamo appena rilasciato il pesce, davanti a noi è scoppiato un'altra situazione, un paio di pesci che saltavano, adesso proviamo ad andare a vedere com'è. Un piccolo accorgimento che utilizzo spesso quando pesco con gli shad e ho bisogno di recuperare molto veloce è questo. Praticamente rimpicciolisco la coda con una forbice, la rendo molto più sottile in modo da fare un movimento molto più stretto e da evitare che l'esca su recuperi molto veloci vada in rotazione. Questo piccolo accorgimento nella pesca ai tonni credo sia fondamentale perché mi permette di rimanere in assetto su recuperi lineari molto veloci. Il movimento della coda cambia, invece di essere ampio e lento è molto stretto e molto veloce, per cui non mi cambierà mai l'assetto dell'esca. Insieme ai ragazzi del team con cui progettiamo e sviluppiamo le nostre attrezzature, abbiamo sviluppato 2 modelli specifici per la pesca al tonno. Uno è questo che ho in mano, è la Levity Deep, modello tuna, che potete vedere dal piccolo logo, che abbiamo sviluppato per la pesca principalmente in Adriatico, perché è una canna che riesce a gestire stick di importanti dimensioni, volendo popper e gomme pesanti come quelle che abbiamo usato oggi, che si aggiravano intorno agli 80-90 grammi. In questi 2 modelli abbiamo fatto dei piccoli accorgimenti. Uno è stato quello di inserire il libraggio del fusto, oltre alla grammatura massima che potete lanciare,
così da potervi rendere meglio conto di quello che è l'effettiva potenza della canna. Naturalmente in fondo al manico abbiamo un tappo con la crociera per un combattimento più agevole con la cintura e abbiamo maggiorato la dimensione degli anelli, mantenendo un anello di ottima qualità con un'ottima resistenza alla corrosione, ma la dimensione è molto maggiore per permettere una fuoriuscita del filo migliore anche con nodi di generose dimensioni utilizzando comunque diametri di fili importanti. La mia compagna di oggi è stata la Kia Reef, l'ultima arrivata di questa serie. È una canna davvero eccezionale. Mi ci sono trovato veramente molto molto bene in combattimento perché è una canna un po' più regular rispetto alla Levity Deep. Lo stesso però mantiene una schiena notevole soprattutto con il pesce alla picca sotto alla barca. Cosa importante, come nella serie Levity Deep, sono stati aumentati i passanti in modo tale da far fuoriuscire meglio il nodo e questa, a differenza di appunto della Levity Deep, è una canna un po' più morbida, un po' più versatile, che non nasce solo esclusivamente per il lancio di artificiali pesanti, ma anche per un lancio di gomme, metal jig o insomma tutte le esche un po' più leggere. Sì, poi gli dico. Ieri io e Manu nel primo pomeriggio siamo usciti per fare un giro esplorativo, per cercare di localizzare meglio il pesce e stamattina perdere meno tempo possibile e andare direttamente nelle zone migliori. Come spesso accade, durante la notte le condizioni sono cambiate. Stamani quando siamo usciti non abbiamo trovato il pesce dove speravamo, per cui abbiamo cominciato a girare e abbiamo perso parecchie ore nel cercare qualche mangianza possibile. Grazie a un gruppo di amici di Emanuele, un gruppo con cui lui pesca spesso, siamo riusciti a localizzare dei branchi di pesce molto distanti dalla nostra posizione. Ci siamo spostati e abbiamo trovato pochissime occasioni pescabili. L'abbiamo sfruttata al meglio, la migliore. Emanuele ha incannato quel bel pesce e siamo riusciti a portare un pesce a rilascio. In questa pesca, dovendo coprire tant'acqua, è molto importante avere magari altre persone su altre imbarcazioni con cui ci sentiamo, che pescano insieme a noi, così da coprire meno acqua e essere più efficace possibile. Nelle giornate come oggi, di poca attività del pesce, è fondamentale, nelle poche occasioni che ci vengono date, avere una notevole precisione di lancio. Questa precisione ci viene data soprattutto dall'attrezzatura che abbiamo con noi. Noi oggi avevamo un'attrezzatura al top e nell'unica occasione che ci è stata data abbiamo allamato. Altra cosa importante è l'avvicinamento alle mangianze. Va valutato in base all'attività del pesce. Oggi abbiamo deciso di non correre dietro alle mangianze e avvicinarci molto, ma abbiamo deciso di intercettare i gabbiani, cercare quelli che dal comportamento sembravano marcare pesce al di sotto del pelo dell'acqua e pescare su quelli, per cercare di anticipare l'azione dei pesci e trovare comunque del pesce che era in situazione di mangianza. È stata la scelta vincente, perché se avessimo corso dietro alle mangianze di pesci singoli, avremmo consumato solo benzina e non saremmo riusciti ad allamare nemmeno un pesce.
vai Nick. Sei pronto? Vai. Bravissimo. Ci sei dentro. Vado anch'io. Esce! Zero attività questa mattina, qualche salto singolo e poi sulla strada del ritorno pesce in canna. È una cosa che capita spesso, giri tutto il giorno sulla strada del ritorno, il cambio di luce probabilmente andando verso il tramonto, le maree fanno entrare in attività il pesce e trovi come ora. Manu ha incannato un pesce e a 500 metri abbiamo una mangianza molto importante con dentro parecchi pesci. Ora vediamo se il combattimento sarà veloce, proviamo a incarnarne un altro, altrimenti per oggi la giornata è più che soddisfacente. E continuano, ragazzi. L'ho visto. Continuano, è impressionante. Eccolo qua. Pescetto questo, cos'è? Pesce. Adesso boghiamo il pesce. Innestiamo la marcia e siamo pronti a rilasciarlo. Questo è stato un combattimento più veloce rispetto a quello precedente. Pesce di più piccole dimensioni, quindi si riprende più velocemente. Rallenta un po', Ni. Ok, siamo pronti al rilascio. Vai! Stiamo rientrando in porto dopo una giornata difficilissima di pesca, siamo contentissimi del risultato di essere riusciti ad allamare due pesci, molto contenti del risultato che ci hanno dato le canne in pesca, siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e nulla, che altro dire, è andata bene così, dai. Assolutamente sì, vi posso essere sincero, questa mattina quando ho visto il meteo temevo perché... Non, le previsioni davano un meteo molto, molto più clemente, ecco, mettiamola assolutamente così. Assolutamente sì, però è stata notevole, sì. Dai, come giornata. Sofferta, ma poi... Abbiamo fatto la scelta giusta di spostarci, grazie anche a qualche consiglio, e il risultato c'è stato. Assolutamente sì, è stato molto bello. Vai, un saluto e alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ciao.